fra le organizzazioni era attraverso comandi unificati. È vero, questa unificazione militare non ci fu subito, ma divenne indispensabile anche per un coordinamento delle iniziative, onde evitare sovrapposizioni e anche eventuali, che non ci furono per fortuna, errori, perché potevano succedere anche di quelli, insomma. E sono quelle che hanno patito di più. Le donne sono state le mogli dei partigiani o le figlie dei partigiani, sono state seviziate, ma loro, insieme ai partigiani, sono stati una cosa importantissima, perché da mangiare, da accudirli, diciamo come staffetti, infiltrate, più che altro infiltrate per portare notizie su. Infatti le donne partivano dalla città, raggiungevano la montagna e portavano le notizie, perché non è come negli ultimi tempi dei partigiani che c'erano le radioline lanciate dagli inglesi. La radiolina dei partigiani erano solo le parole, e chi le portava erano quelle proprio le donne e le persone che con noi collaboravano. Perciò direi importantissime. Altre cose delle donne non saprei dirvi, so solo che come mia sorella ne è morto tante. Infatti insieme ai le sette persone che sono morte insieme a mia sorella ce ne sono tre donne. E direi solo che ognuno ha pagato caro l'affetto che avevano verso i suoi figli e verso i suoi mariti. Ho preso contatto con i miei vecchi amici antifascisti. Con questi costituimmo, adesso il giorno esatto non lo ricordo, ma attorno al 20 di settembre del 1943, il primo nucleo del fronte della gioventù, che si era già costituito nell'Italia del Nord, i giovani che volevano cacciare l'invasore tedesco e il traditore fascista, anche se i fascisti non erano ancora ritornati. Doveva esserci nel fronte della gioventù un organismo, un comitato dirigente, composto da un responsabile, uno in direzione degli studenti, uno in direzione dei giovani operai, un altro dei giovani contadini e una ragazza. Per quanto riguarda noi di città, abbiamo avuto soltanto un episodio a Sestri Ponente, dove il comandante di una brigata veniva sempre arrestato. Arrestavano questo comandante e non riuscivamo a scoprire chi fosse, no? E finalmente abbiamo scoperto la spia che faceva parte del comando stesso. Siamo una città, c'era le SAP, c'era un'organizzazione militare come in montagna. Esatto. Anzi, forse rischiavano più loro che noi, perché loro erano in città. Pensate a dover mangiare 80 persone. Un tempo oscuro, che ti penso che i tedeschi, non è che facevano in un'isola felice, insomma, cioè. Allora però c'era l'organizzazione, in tutti questi paesi c'erano i collaboratori, sono quelli che ci hanno fatto mangiare, parole povere. C'era il panettiere che ci dava il pane di nascosto. Quando siamo andati in montagna, siamo andati alla buona di Dio, Non è che siamo andati lì, ti vai là, ti vai lì, lì. Non siamo mai cognati dove andare. E ci siamo organizzati lentamente, pian piano, poi è subentrato il CLN, poi è diventata un'organizzazione militare, ci hanno obbligato a mettere i gradi, cioè è diventata, ma subito, nessuno ha mai fatto un ragionamento, te dice, e anche quei poveri ragazzi che sono andati nella Repubblica, o venite nella Repubblica ti davano il vestito, da mangiare, il stipendio, curavano i tuoi vecchi. Noi siamo andati in montagna, non sapevamo manco dove andavamo a mangiare il primo giorno, non dopo.
abbiamo trovato dei contadini, della brava gente. C'era la paura, non è vero che perché era una situazione che faceva paura, la situazione in sé. Però nello stesso tempo c'era la consapevolezza di adempiere ad un dovere. E il dovere lo si adempie in qualsiasi circostanza. Il rapporto con la popolazione era ottimo, perché se non ci fosse stato questo ottimo rapporto, evidentemente la resistenza di città non poteva assolutamente svilupparsi nel modo come si è sviluppata. Basti questo. Se uno di noi si trovava a rischio, a pericolo, entrava in una casa, bussava, diceva: sono un partigiano, mi potete difendere per questa notte? Difficilmente trovava un diniego. E questo era un segnale dappertutto, anche nelle zone più signorili di Genova. Dal punto di vista della preparazione dello sciopero, come titolazione, chiamiamola così, e rivendicazione, c'era sempre una rivendicazione sindacale. Cioè, addirittura, dico, pochi fagioli nella minestra, nella mense, no? Vogliamo più fagioli nella minestra, tutte rivendicazioni di ordine concreto, oppure vogliamo un paio di scarpe, perché noi abbiamo le scarpe rotte, non le troviamo. Oppure ancora vogliamo un aumento di paga oraria, no? Cioè tutte rivendicazioni sindacali, ma ovviamente era contro il regime dominante, in realtà, no? Mia madre mi disse: c'hai dentro alla gavetta il mangiare per tua sorella, tutti i presenti, dici porta da mangiare mia sorella, loro ti fermeranno. Tu fagli presente quello che ti ho detto e vedrai che ti fanno entrare. Infatti, così feci. Quando aprirono la porta, vidi che con la baionetta un brigatista tirò fuori una bistecca di carne che mia mamma aveva nascosto sotto la pasta asciutta e io non sapevo che ci fosse. Un uomo piccolino con una voce cavernicola, un occhio storto, mi rimane impressa quella figura che me la ricorderò finché campo. Aveva un cannellume a guinzaglio. Prese la bistecca e la tirò al cadelupo e disse: mangia, che tanto fra poco questi qui non mangiano più. E mi rimase impresso. Arrivai a casa, raccontai tutto a mia mamma e mio papà, di cui li vidi piangere disperatamente. E per 6-7 giorni, non mi ricordo preciso quanti giorni, gli portavo sempre da mangiare io. Se non che l'ultimo giorno, come ci fu un attentato, uno delle GNR, in via Poggi, per rappresaglia furono fucilati tutti, e furono fucilati alla fortezza. Mia sorella non morì subito, gli fu sparato il colpo di grazia. E la sensazione più grossa è che mi sembrava che tutti avessimo vinto, perché tutti gridavano via, finita la guerra, e si andava lungo le strade, molti entravano nei negozi che per mesi non potevano comprarsi niente, spaccavano le vetrine, si portavano via la roba. Era un'euforia un po', ma era un'euforia. Siamo venuti giù, abbiamo fatto una grande dimostrazione che non finiva più. Tutte le forze della resistenza si sono trovate in città insieme a tutti i cittadini che si festeggiava il 1° maggio. Che lei aveva 28 anni e ha lasciato una bambina che si chiama Mima, al mondo. E le sue zie le hanno fatto da mamma. Mima cara, la tua mamma se ne va pensandoti e ad amandoti. La schiavitù del suo tradito. Mia creatura adorata, non devi piangere né vergognarti per me. Case, scuole ed uffici. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo solo una cosa, studia, io ti proteggerò dal cielo. Ti abbraccio col pensiero te e tutti, ricordandovi la tua infelice mamma. 1.11.44. Viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della